Sublime e commovente inno elevato da creatura umana, il cantico delle creature dell'umilissimo fraticello Francesco. E l'Umbria canta. A questo punto ci ascoltiamo un altro dei concorrenti che parteciparono nella nostra manifestazione musicale, Enrico Casciarri, era di Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, ve lo ricordate? Era un fisarmonicista, si presentava con un valzer scivolando. Punti di viaggio in questa passerella, in queste rimembranze dell'Umbria canta, e tra un cantante e l'altro io ve li leggo. Il lavoro dell'uomo in Umbria, eh sì, anche questo mi ha colpito. Egli ha saputo rendere più attraente e leggiadra questa terra, ammantandola di colture variopinte e fecondandola di frutti che costituiscono il premio delle sue quotidiane fatiche. E l'Umbria canta. A questo punto ci ascoltiamo uno dei concorrenti che non era umbro, veniva da Porto San Giorgio in provincia di Ascoli Piceno ed ha cantato Respiro. Ora noi lo riascoltiamo, Marco Fedeli. Tra noi, lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te. Annullati, divisi, rincorsi, appagati.
chiusi dentro per darsi di più. Saluto al giorno, non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te. E per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me. E per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Ai. Altri appunti di viaggio nella visita di questa terra, l'Umbria, sempre con il mio ombrellino, naturalmente, non lo posso lasciare mai. Passo nella fertile campagna della pianura umbra e scorgo due candidi buoi aggiogati, avanzano lungo un campo seguiti da un uomo. Sono buoi grandi, forti, dagli occhi miti. L'uomo non ha bisogno di guidarli. Ogni tanto solo un breve richiamo per fermarli o un breve incitamento per indurli a procedere. E l'Umbria canta, da Colle Pepe, un paesino ridente della pianura umbra, in provincia di Perugia, Alfio Modesti ci fa ascoltare, sempre accompagnato dall'orchestra Pericardio Sound, un giocattolo vero. Prendi la tua bambola e
tra un punto e l'altro, tra una meraviglia e l'altra, arrivo a Terni. Per un momento non credo ai miei occhi e alle mie orecchie. Possibile che questa sia ancora terra d'Umbria? L'Umbria, solitamente così soave, così raccolta, così dolce, lascia levarsi una gigantesca selva di cimeniere? Che si diffonda tra nubi di fumi questo assordante fragore di macchine? Eppure è proprio così. Sono nel bel mezzo di uno dei più poderosi centri industriali d'Italia, un formidabile complesso di edifici che comprende acciaierie, stabilimenti metallurgici e meccanici, chimici ed elettrochimici. Ma l'Umbria canta. Adesso ci ascoltiamo un cantante che è di Narni, un paesino nelle vicinanze di Terni, e ci ascoltiamo Secondi Sergio, in un brano inedito, un brano scritto appositamente per l'Umbria canta, dal titolo Lei la donna mia. Perduto l'amicizia mia, quella sera mi hai deluso quando tu mi hai detto che non uscivi, ma t'ho visto lì nel bar con lei. No, l'amicizia non è questa, tu non hai capito niente, non t'avrei rubato mai la tua donna, sai. Io ti credevo un po' diverso, più sincero nei sentimenti. Ti ho scoperto vuoto dentro e crudele con gli altri. La mia anima è in subbuglio, tu che vai insieme a lei. Dentro me resta il vuoto ed io rimango solo. Solitudine mi assale, l'amore se n'è andato via, ed un ragazzo come me non è fatto che pensare. No, l'amicizia non è questa, tu non hai capito niente, non t'avrei rubato mai la tua donna, sai, io ti credevo un po' diverso. Sincero nei sentimenti, ti ho scoperto vuoto dentro e crudele con gli altri. Lasciamo da parte per un attimo i miei appunti di viaggio, rimembranze sull'Umbria, rimembranze dell'Umbria canta. Vi ricordate quando iniziò la manifestazione che anche io iniziai a studiare qualcosa per fare qualcosa di diverso, qualche esperimento parapsicologico? Bene, andando avanti nel corso delle trasmissioni, tra una puntata e l'altra, siamo riusciti a concludere qualche cosa, non dite di no adesso, non dite di no, dice, ma questo che cosa ci vuole far vedere? Approfitto, per quel poco che ho studiato, per portarci in questa pausa un... sorpresa, Allora, un momento di concentrazione. Attenzione. Ci siamo riusciti e sono arrivati, ve li ricordate? Sandro. Buonasera. Ciao Sandro. Ciao. Ciao Sandra. Sandro e Sandra, i nostri ballerini di turno, i nostri ballerini fissi. E vi siete sentiti prendere all'improvviso da qualcosa e vi siete sentiti trasportati in questo studio. Non è così? Materializzati, infatti. È vero? Hai fatto dei progressi, ho notato, rispetto a qualche mese fa. Complimenti. Sì. Non posso spiegarvi come, perché segreti professionali. Segreti professionali, allora. Sì. Come va Sandro e Sandra? Bene. Eh?
Molto bene? Sì. Artisticamente? Abbastanza. Artisticamente facciamo sempre le nostre esibizioni in vari posti dell'Umbria, non solo, ma anche in Italia. Siamo stati nel nord, insomma. E allo stesso tempo abbiamo anche un po' approfondito gli ultimi balli che vanno di moda ultimamente, perché ovviamente bisogna sempre rinnovarsi, come in vari campi artistici, quindi... Certo, mi viene in mente una domanda, forse anche il pubblico sarà curioso di sapere. Come vi orientate appunto nello scegliere un brano da ballare e perché questo brano poi piaccia al pubblico? Beh, innanzitutto attraverso i motivi che vanno più in voga attualmente, in quanto c'è sempre un continuo riflusso di musiche che ovviamente però ricordano balli che vanno di moda già da un po' di tempo. Infatti, come questa sera vedrai, abbiamo preparato un pezzo con una musica molto attuale, un successo di quest'estate. Adesso non lo diciamo, dopo. Sarà una sorpresa. Però volevo dire, tutti i brani sono ballabili? Logicamente, tutti i brani. Tutti? Anche, oddio... Va bene, poi il discorso se lo ampliamo in alcuni campi artistici tipo jazz, allora in quel campo non si può importare una manifestazione di balletto, insomma, perché va al di fuori di certi schemi musicali, no? Quindi non si può adattare a dei passi, a delle espressioni. Resto titubante, sto pensando al brano che ci presenterete. Non lo diciamo, No, non lo diciamo. Allora. È un pezzo che conoscono tutti quanti, quindi saranno felici la maggior parte, soprattutto i ragazzi, perché adesso i ragazzi sono quelli che frequentano la discoteca. Quindi... Possiamo... è un pezzo, diciamo, romantico? Anche, sì, romantico. Allora, noi approfittiamo per dedicarlo a tutte le persone con innamorate, a tutte le persone con dei sentimenti romantici. Va bene? Va bene. Allora, ci ascoltiamo questo brano che Sandro e Sandra hanno preparato coreograficamente per noi. Aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Sei proprio tu l'unica donna per me. Il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via se ti perdo, no, no, più nessuna ragione per vivere.
sfatata la sorpresa. Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti e su questo brano Sandro e Sandra vi hanno proposto il ballo, che era una sorpresa, adesso non lo è più, l'avete visto, l'abbiamo visto. Il ballo è il ballo riportato in auge da John Travolta, il Latin Hansen. Noi a questo punto andiamo avanti con le nostre rimembranze dell'Umbria Canta e rimembranza per rimembranza vediamo un po' di ricordarci che ora ci ascoltiamo Paolo Notari, cantante di Fabriano, il cantante che si era presentato con Barcarolo Romano. Quanta pena stasera, c'è sul fiume che fiota così, disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovevo soffrire, sì c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto per qui. Era Barcarolo va controcorrente e quando canta lei cosa risente? Si è vero film che dai la pace e fiume affadato fa me la trovare. Più di un mese è passato da quel giorno che io dissi a Ninè, quest'amore è ormai tramontato, lei rispose lo vedo da me, sospirò poi mi disse addio amore, io però non mi scordo di te. E ora si appresso ma nulla arrivai, nulla trovo mai, si è vero fiume che tu dai la pace, ne so pentito fa me la trovare. Proprio sotto il battello, sotto un grido ed un tonfo. Abbiamo parlato prima nei nostri appunti di viaggio di Terni, appunti di viaggio che, ripeto, feci e ho fatto in questo periodo quando mi sono addentrato a scoprire un po' l'Umbria, la sua gente, i suoi paesaggi. Terni, fantastico paese del fuoco e del ferro, aggiungo fantastico paese del fuoco, del ferro e dell'acqua, che stranamente in questo caso non lo spegne, ma lo alimenta. Infatti per azionare tante macchine occorre una quantità immensa di energia e l'acqua produce questa energia. La Conca Ternana è ricchissima di acque, regolate da canali e da dighe, queste vengono convogliate verso le centrali idroelettriche che trasformano la forza in energia elettrica. E l'Umbria canta. Ci ascoltiamo ora un gruppo che, vi ricordo, veniva da Ponte Felcino in provincia di Perugia e che si era presentato con un brano dei Fratelli La Bionda, Baby McLove, i Gardenia Group. Thank you.
music. Baby, can't you feel my music? I put it in the flame, the pain in the chair. Heaven for the sleep to ground. Baby, my love. We're gonna make love. We're gonna make them change, change, change. Baby, love, change, 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 change. You do more of baby love. Nei miei appunti di viaggio, a contatto della gente, semplici e modesti abitanti di una regione ricca di fede e sentimenti umani, non ho potuto fare a meno di annotare alcune tradizioni dell'Umbria, tradizioni che si riferiscono a volte a vicende fondamentali della vita dell'uomo, come la nascita, il matrimonio, la morte. Ad esempio, quando nasce un figlio, c'è ancora l'usanza in qualche località di sradicare il più bell'albero dei dintorni e di piantarlo vicino casa, adornandolo poi di fiori, di ghirlande e di preziosi oggetti. Poi ancora il bambino, dopo il battesimo, si usa adagiarlo per un po' di tempo sopra l'altare. E l'Umbria canta. Ci ascoltiamo un cantautore, Eternano, Marco Piantoni, un brano di sua composizione, Irene. Questa sera è tardi, io stacco, buonasera. Sarò me stesso in compagnia d'un fiore e ti amerò con tanto amore, amore. Che solo lei ora sa apprezzare. Solo fatta per amare, 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 amare. E di no non le dirai. Dimmi amore come stai. Girando presto tornerò. Correrò lontano dalla gente, sarò grande per chi vorrà la forza di combattere questo e quel tempo. Sarò me stesso in compagnia d'un fiore e ti amerò. Tanto amore, amore, che ora lei solo sa apprezzare, che Irene è solo fatta per amare, 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 e di no non le dirai, dimmi amore come stai.
mai. Girando intorno tornerò. Stai girando un poco, tornerò. Abbiamo parlato di tradizioni e vediamo di scoprire anche qualche altra tradizione dell'Umbria. Non ho mancato di annotare una tradizione curiosa che si riferisce al matrimonio. Quando la sposa entra per la prima volta nella propria casa, la suocera sulla soglia le offre un ramo di ulivo come per impegnarla alla pace domestica. Intanto, pensate un po', il marito va in chiesa e che cosa farà di strano? Tira la corda della campana con i denti. Beh, beato lui che tira la corda della campana con i denti, beata la nuora che si vede offrire un ramo di olivo dalla suocera in segno di pace. Tradizione che speriamo si mantenga nel tempo, ma forse chissà, ci crediamo o non ci crediamo, se ancora è in voga, chissà. E l'Umbria canta. Ci ascoltiamo ora un cantante che anche lui viene da Colle Pepe, come il precedente che abbiamo ascoltato, e che ci propone un brano che tra l'altro è stato già proposto anche da un altro concorrente. È Remo Capoccia e canta Ciao. Altra tradizione, ancora in uso specialmente a Gubbio. Lì le case hanno due porte, una grande per l'ingresso e le uscite abituali ed un'altra piccola che si apre solamente in certe circostanze, cioè si apre solamente per fare uscire i morti. E l'Umbria canta, dulcis in fundo, arriva l'unica donna della manifestazione, l'unica donna in gara, si tratta di Rita Braida e di Assisi, e vi propone, ci fa ascoltare, questo brano tratto dal film La febbre del sabato sera. A voi Rita Braida. Thank you.
È passata questa passerella dell'Umbria Canta, questa passerella dei concorrenti, concorrenti che adesso avete riascoltato e che torneranno per la finalissima che presumibilmente si farà in quel di ottobre. A questo punto metto da parte il mio diario, i miei appunti di viaggio, e a voi propongo l'ospite di turno. Si tratta di un gruppo musicale, sono tre cantanti, e si tratta del gruppo L'Italian Sound, che ci ascoltiamo in Poveri Innocenti Innamorati. Alfredo, Marilia e Cosimo dell'Italian Sound ci propongono ora un altro brano, un brano che senz'altro ascolterete sulle vostre spiagge, che ascolterete molto in questa estate. Si tratta del brano Domani partirò, l'Italian Sound. Partirò senza te, come passerà il mio tempo, chi lo sa, senza te, senza te.
quando tornerò qui da te. Averti non sarà più un sogno e lo farò. Amici, stiamo volgendo al termine. Senz'altro credo che vi avrà fatto piacere stare un po' insieme, a noi anche. E concludendo, prima di ritrovarci per la finale della manifestazione L'Umbria Canta, dicevo, concludendo, voglio ripresentarvi un gruppo musicale che ha fatto molto successo, un gruppo musicale che si presentò da noi con un brano per i bambini, per i più piccini, e in questo spazio di chiusura il loro ultimo consenso speriamo di averlo. Quindi a voi bambini, la famiglia dello zio Charlie in Zanna Bianca, e a voi tutti un caldo abbraccio, un arrivederci da Sir Edward. Zanna bianca, i bambini.